Scelto insieme bellezza, non era difficile, adesso vedremo probabilmente anche perché. Il suo è un comune particolarmente bello da un punto di vista turistico, anche premiato all'interno di una serie di percorsi. Ci racconta qualcosa di più? Il mio comune Vallodinera è un comune piccolissimo, è uno dei piccoli comuni della Grande Italia. Si trova in Valmerina, nell'Umbria sudorientale, tra la Cascata delle Marmore, a poca distanza di Assisi, e Norcia e Spoleto. È un comune che ha subito diversi terremoti, ma le nostre case hanno retto perché abbiamo fatto una importante opera di adeguamento antisismico nei precedenti eventi. E la bellezza è la parola chiave che contraddistingue tutta la Valmerina, questa valle del fiume Nera. Sono piccoli centri castelli del fiume, piccoli centri medievali. Il nostro ha compiuto 800 anni proprio 2 anni fa, nel 2017. Abbiamo ancora l'atto di nascita. Ed è questo lo spirito che ci ha fatto crescere, la bellezza che ci ha aperto all'armonia, alla considerazione della natura, del creato. Queste immagini che vedete sono le immagini della chiesa di Santa Maria Assunta, che abbiamo riaperto proprio 15 giorni fa perché era stata lesionata. Quindi lo Stato ci è stato vicinissimo, ha permesso che subito si riaprissero i punti di riferimento, proprio come poste. Sono affreschi della scuola di Giotto, è un comune come tutti gli altri della valle. Tra l'altro stamattina ci sono i sindaci di Monteleone, di Spoleto, di Poggiodomo, di Preci, i sindaci dei nostri comuni vicini. È una valle molto visitata dai turisti, che apprezzano questo connubio particolare tra l'opera dell'uomo e la natura, una natura ancora intatta, a cui teniamo tantissimo. Dice, la bellezza ci ha fatto crescere e ci dona l'entusiasmo di assolvere i nostri incarichi, di assumere un incarico che è anche di responsabilità, ma noi siamo i custodi di questa bellezza, quindi dobbiamo assolutamente, come dovere, cercare di portarla avanti. Complimenti davvero. E...